Sposato? Divorziato. Che cosa prova nei confronti della sua ex moglie? Non saprei. Vago imbarazzo? Relazioni sentimentali? Nessuna. Certo Almeno su quello non avremo problemi. Lei guida la macchina? Aia, che guido la macchina. su questo invece dovremo lavorarci. Magari puoi dirmi la lista delle cose consentite, così facciamo prima. Sì, sono qui per questo. Che cosa prova se le faccio vedere queste foto? Una profonda tristezza perché so che quelle cose non le potrò più fare. Grazie. Bene. Bene. Sì, la tristezza è un sentimento che non fa aumentare i battiti del cuore. Guardi che ci sono tante cose interessanti nella vita che non la mettono a rischio. Il polso, prego. Dunque, questo dispositivo monitora la sua frequenza cardiaca e l'avverte quando i battiti superano gli 87 al minuto. 87, ma non è un po' esagerato 87. Le sue condizioni non le consentono di superare quella soglia, altrimenti lei ha il 90% di possibilità di non farcela. Perché Quando faccio la doccia lo posso togliere. dovrebbe, è impermeabile. Quando faccio sesso? Forse non mi sono spiegata bene. Niente sforzi, niente emozioni forti. Io dovrei cambiare la mia vita per colpa di una macchina. Quando lei mi dimostrerà di aver acquisito un po' più di disciplina, allora vorrà dire che il mio lavoro sarà concluso. 40 anni ho già la badante. Educatrice emotiva, prego. Seduta, dammi la ciampa. Grande. Attività del genere sono sconsigliate. È il cane che fa avanti e indietro. Lo so. Ma lei partecipa con troppo entusiasmo. Sì, quelli portateli via. No, questi no, dai. Ci ho scalato il serrotorre. È un ricordo. È per il suo bene. Di rallentare il battito del suo cuore fino a un terzo della frequenza normale. Il suo metabolismo. Non più di 40 all'ora. Ma che cazzo? Oh! Lei deve imparare a mantenere la calma. La musica classica è consentita, ok? Anche il jazz, tranne la fusion. Assolutamente no, per la techno, l'elettronica, tutto quello che ha un beat troppo intenso. E il rock va bene, ma solo se melodico. Ricevuto, capo. Sono molto orgogliosa dei suoi progressi. Ho avuto un'ottima insegnante. No, anche tu ascolti Laurex Pallas? Non li conosce nessuno. Beh, sono sempre stato un grandissimo fan. È un vero peccato che si siano sciolti. Sì, però adesso mi sento un po' in colpa a sottrarti anche questo. È pure un'edizione limitata. Anche autografata. Ta-dan! Senti, perché non lo tieni tu? Davvero? Grazie. Fammi vedere. Fammi vedere. È strano, non sembra danneggiato.
Non capisco. Il mio turno è finito. A domani. Buongiorno, sono la sua nuova educatrice emotiva. È un animale sostanzialmente empatico, al punto che quando l'elefante è nel compagno può abbandonarsi alla tristezza. Chiara ha fatto davvero un buon lavoro. Questi giganti maestosi sono... La conosci? Certo, è stata lei che ha deciso di sostituirlo. Era davvero triste di doverla lasciare. Era triste. Molto.